Quando è partito tutto questo affetto per il pallone? Allora, io ho iniziato a giocare a calcio quando avevo 6 anni, quindi da sempre. E i miei genitori hanno deciso di... All'inizio mi volevano far nuoto, solo che io all'ultimo gli ho detto: guarda, io voglio andare a fare calcio, perché avevo gli amichetti che stavano iniziando a segnarsi appunto alle scuole calcio, e quindi ho deciso di seguirli e poi mi sono appassionata subito. Praticamente sei partita con squadre maschili? Sì, ho iniziato a giocare subito con i maschi e poi all'età 13-14 anni sono andata a giocare con le femmine. Come ti trovavi nelle squadre maschili? Ma bene, mi sono integrata subito, anche se negli spogliatoi ovviamente avevano spogliatoi a parte, e mi ricordo che quando andavo a giocare fuori casa, tipo, penso di conoscere tutte le infermerie, tutti gli sgabuzzini, perché mi mandavano appunto, non avevano lo spogliatoio, cioè lo spogliatoio degli arbitri. Penso di averli girati tutti della Toscana. Quindi. Senti, qual è stato il ruolo che subito ti ha appassionato? Perché chi ti ha indirizzato verso un ruolo in campo? Ma io all'inizio ero una centrocampista. E ho giocato per tanti anni in mezzo al campo e poi, crescendo, mi hanno spostato in avanti e quindi... Poi ho giocato sempre, attaccante. Giochi sulla corsia o ti piace giocare centrale? No, io preferisco, appunto, ho sempre giocato sulla corsia, anche se ho ricoperto appunto anche le posizioni centrali, insomma. Senti, la prima squadra femminile dove sei andata qual era? Allora, io sono andata nel Firenze, quello che insomma poi è diventata Fiorentina. Ho fatto lì la primavera e poi sono andata nel Florencia, dove appunto siamo partite dalla Serie D e ho fatto tutti i campionati, Serie D, Serie C, Serie B e poi anche in Serie A. Hai giocato anche in Serie A? Sì, un anno ho giocato in Serie A con il Florencia e sì. C'era già la Fiorentina insieme a Florencia all'epoca? Mi sembra di sì. Sì, mi sembra di sì. Non me lo ricordo, sinceramente. Senti, secondo te che differenza c'era tra le varie categorie? Sicuramente il livello è cresciuto nel tempo. Io appunto, rispetto a quando ho fatto la serie C... tanti anni fa ho notato una particolare differenza, il livello si è alzato molto. Che differenza c'era in categoria quando tu hai fatto tutta la scalata nella Florencia? Ma il livello era sicuramente, con gli anni è cresciuto, sia a livello tecnico che fisico. Quindi rispetto a quando l'ho fatta la prima volta, la Serie C è molto, molto più strutturata, le squadre sono molto più preparate appunto sia tecnicamente che a livello fisico, quindi sì. Che musica ti piace ascoltare? Ma io ascolto un po' di tutto, non ho un genere fisso, quello che mi capita. Quando ti prepari a qualche match importante, così, che musica ti piace ascoltare? Ma io prima delle partite non ascolto mai musica. Sembrerà strano, ma non ho mai ascoltato musica, preferisco starmene con i miei pensieri. C'è un hobby che hai che ti piace molto? Ma sicuramente viaggiare. Un posto che ti è rimasto nel cuore, che dove ci sei stata, dove hai viaggiato? Allora, un posto... In Italia? No, allora, io sono calabrese, quindi
sicuramente la Calabria è un posto che, insomma, ce l'ho nel cuore perché ho tutti, insomma, le origini ce l'ho di giù. E la famiglia è laggiù? No, la mia famiglia è qui, soltanto che i parenti sono tutti giù in Calabria. Siete passionali e sicuramente quando ti guardano vengono a vederti? Ma è un po' difficile seguirmi, infatti, cioè, sono tutti in Calabria, però insomma la mia famiglia mi ha sempre seguita, supportata, insomma, ha fatto sacrifici come li ho fatti io e quindi. Allora, speri che, visto che hai avuto in passato queste esperienze così, speri che si possa saltare la Serie C? Sì, dai, è un obiettivo che ci siamo prefissati anche l'anno scorso, quindi quest'anno sicuramente siamo molto più determinate per raggiungerlo. Campionato difficile, eh? Abbiamo visto anche la partita di domenica, insomma. Sì, è un campionato molto, molto competitivo, tutte le squadre sono forti e noi faremo di tutto per, appunto, raggiungere l'obiettivo prefissato. Quando hai cominciato ad avere questa passione per il calcio? Ma diciamo che ho iniziato quasi subito, avevo 6 anni quando ho iniziato a giocare a calcio con una squadra maschile. Senti, diciamo, la tua regione di nascita qual è? Io vengo dall'Abruzzo, precisamente da Lanciano. Ho vissuto lì i primi anni, i primi 18 anni e poi sono andata via di casa per il calcio. Hai cominciato con squadre maschili fino a quando? Ho giocato con squadre maschili fino ai 14 anni perché c'era l'obbligo, poi non potevo più rimanere e da lì ho iniziato con le squadre femminili. La prima squadra femminile? La prima squadra femminile si chiamava Lux Chieti. Sì, no, era lontanina da casa, però diciamo che il babbo mi portava tutte le sere ad allenarmi e ha fatto un sacco di sacrifici. Perciò c'hai un babbo tifoso? C'ho babbo e mamma che quando possono mi seguono spesso. Poi quando ero più piccolo mi portavano sempre loro gli allenamenti alle partite, quindi devo dire che ho avuto sempre l'appoggio dei genitori. Senti, questo calcio femminile che sta cambiando anche con l'avvento della nazionale che ottenne in modo stupefacente su Sky un ascolto incredibile, può portare a qualcosa di buono perché molte di voi sono costrette ancora a lavorare? Beh, diciamo che i mondiali del 2019 hanno dato la svolta al femminile. Ora credo che pian piano, sperando che il prossimo anno ci sia entri professionismo, e quello potrà aiutare in maniera positiva a far crescere il movimento. Senti, il ruolo l'hai cambiato nel tempo, vedo che sorridi perché magari c'è il mister che ti fa sorridere, il ruolo l'hai cambiato nel tempo? Sì, diciamo che sono partita come trequartista e poi negli anni ho indietreggiato un po', diciamo, con la vecchiaia, come si dice, e ora sì, gioco tanti alla difesa. Tra l'altro domenica è stata una partitaccia perché le attaccanti del Meda erano forti, fortissime. Sì, abbiamo affrontato, a mio parere, una squadra molto molto forte a livello offensivo, però una squadra in generale molto organizzata, che non buttava mai palla, cercava sempre di giocarla, quindi sì, è una squadra che ci ha messo, soprattutto secondo tempo, in difficoltà, sì. C'è qualche giocatrice o anche giocatore che ti piace in modo particolare, che ti piacerebbe, insomma, imitare con qualche tocco di palla? Ma più che imitare, un giocatore che ho sempre seguito è stato Ronaldo dell'Inter, che da lì mi ha appassionato nel mondo del calcio. Lui e Totti sono i due, diciamo, punti di riferimento che ho sempre avuto. Quali altre squadre femminili hai giocato? Anche in campionati importanti? Sì, no, io ho sempre giocato in Serie A, ho giocato in Bardolino, Chiasiellis, Tavagnacco, la Reggiana e poi per ultima la Fiorentina e poi la Florenza. Sono tutte squadre di Serie A. Senti, e visto anche le attaccanti che poi sono andate in nazionale, così, ne hai conosciute qualcuna nella tua esperienza?
Sì, ho giocato con Gabbiadini, Panico, Camporese. Ora Panico magari se la ricordano più persone, comunque sì, ho giocato sempre con gente abbastanza forte. Senti, quale musica ami? Che ti aiuta magari in qualche momento così? Ma diciamo che prediligo più la musica italiana, come può essere Ultimo, Mengoni. Invece diciamo di stranieri ascolto principalmente i Coldplay. C'è un hobby che hai e che ami fare in modo particolare quando non giochi, eccetera? Ma più che altro ora mi sto appassionando al padel, quindi quando posso ci vado a giocare, è una cosa che ora ultimamente mi sta appassionando. Lo trovi il posto dove giocare, sì? Sì, più che altro devo trovare il tempo. Tempo per farlo, perché tra il calcio e il lavoro mi rimane un po' difficile, però appena posso sì. Visto che hai giocato in Serie A, tu pensi che questa squadra nella sua interezza possa aspirare ad accedere alla B? Beh, credo che abbiamo tutte le qualità per poter vincere questo campionato. È un girone difficile, quello lo sapevamo dall'inizio, però abbiamo tutte le carte per giocarci il campionato.